Fabrizio Pedrabissi, sono un medico chirurgo, mi sono laureato all'Università di Bologna nel lontano 2003 e diciamo che professionalmente nasco come medico in medicina generale perché ho scelto la formazione in medicina generale che insomma consideravo l'approccio più olistico alla medicina, mi piaceva l'aspetto di considerare la persona nella sua complessità, diciamo. E così mi sono diplomato in medicina generale da prima, ma sono sempre stato mosso, direi, dalle mie passioni. E una delle mie passioni era l'interesse per l'apparato locomotore, quindi in contemporanea con la medicina generale mi sono formato in osteopatia, mi sono diplomato a Parigi nel 2006 e da lì ho proseguito un percorso, come dire, se vogliamo non lineare, ma appassionato, che mi ha portato prima a lavorare nell'ambito reumatologico come assegnista di ricerca e borsista di ricerca al Sant'Orsola Malpighi di Bologna in reumatologia, dove mi sono occupato di terapia del dolore. E mentre proseguivo questa collaborazione ho vinto il concorso nella scuola di specializzazione allora in idrologia medica e medicina termale dell'Università di Milano, che mi ha permesso di continuare a frequentare presso l'Università di Bologna, quindi il Dipartimento di Medicina Interna e Reumatologia, e mi sono specializzato in medicina termale. E quindi lì sono stato un po' introdotto a tutte quelle metodiche cosiddette altre, tra cui per esempio la fitoterapia, che si avvicina un po' poi sicuramente e comunque nel novero delle terapie naturali, tra cui a mio avviso rientra anche la terapia con cannabis medica. Nella mia pratica clinica mi occupo di dolore, di terapia del dolore, lo faccio come libero professionista ormai da anni, anche se appunto ho lavorato sul territorio, direi abbastanza, continuità assistenziale, la vecchia guardia medica, poi nell'emergenza territoriale, punto di primo intervento e non ultimo pronto soccorso ancora negli ultimi mesi con questa emergenza. E oggi svolgo esclusivamente in questo momento attività libero professionale nell'ambito proprio della medicina integrata e della terapia del dolore. La cannabis medica, come la chiamo io, o talvolta terapia con cannabinoidi, io mi ci sono avvicinato gradualmente. Mi sono avvicinato come medico perché, come in tanti altri casi, ho imparato dai pazienti. Era una terapia su cui non avevo alcuna cognizione che derivasse dalla mia formazione medica, perché sia nell'ambito della formazione della medicina, cioè della laurea in medicina e chirurgia, sia nella formazione poi che ho avuto nell'ambito della terapia del dolore, che comunque, voglio dire, da un punto di vista accademico ho conseguito un master nel 2015, quindi non 20 anni fa in terapia del dolore, master ministeriale con un programma formativo ben codificato, ecco, la cannabis non c'era. Quindi la curiosità per la cannabis medica a me è nata parlando con i pazienti, perché quando ti confronti tutti i giorni con la problematica del paziente, è il paziente che ti porta le sue esigenze, perché ha sempre una domanda e la domanda per me è una domanda di benessere, cioè il paziente ha il desiderio di stare meglio. Quindi i pazienti di cui mi occupo io sono pazienti affetti da dolore cronico e ci tengo a sottolineare che il dolore cronico non è tanto quel dolore che dura da tanto tempo, ma è una dimensione, è una dispercezione sensoriale ed è una dimensione quasi alienante della vita della persona, perché è un sistema dove il nostro meccanismo neurofisiologico di controllo del dolore non funziona, il nostro sistema nocicettivo controllo del dolore non funziona e tutta la realtà è alterata da questo filtro che lo offusca. Quindi il paziente cerca una risposta a questo e da lì sono iniziate le domande dei pazienti sul: ma dottore, perché non posso usare la cannabis? Ne ha sentito parlare? Ho un amico che la usa e dico: ma come la usa? E tutti inizialmente dicono: beh, la fuma, no? E quindi io, da medico con una formazione che ci tengo a dire fondamentalmente di tipo allopatico, chiamiamolo ortodossa, rimanevo sui primi, come dire, irrigidito da questa cosa che a me era stata insegnata come cioè nel novero semplicemente delle problematiche di addiction e di dipendenza. E poi mi sono confrontato con dei colleghi e mi ricordo in particolare un amico e collega neurochirurgo che mi parlò di come anche lui avesse avuto questo tipo di esperienza con dei pazienti plegici che arrivavano da lui riferendo dei miglioramenti incredibili, non tanto con le terapie cosiddette convenzionali che lui, fra virgolette, provava a fare con tutto l'impegno del mondo,
ma gli si rivolgevano dicendo: "Ah, dottore, io ho consumato della cannabis, ho avuto una giornata meravigliosa." E lui mi dice: "Passavo dall'irritazione iniziale allo sgomento per poi darmi la curiosità." Io non avevo queste feedback perché i miei pazienti erano pazienti diversi, non mi occupo di una problematica, se vogliamo, così importante, ma avevo i relata e i riferiti di pazienti appunto affetti da dolore cronico, magari con neuropatie, magari con forme di emicrania importanti che mi riferivano dei grossi benefici. E da lì ho iniziato come si fa, direi banalmente, tutti come fanno anche i pazienti. Da una ricerca internet. Da lì ho iniziato ad avere dei riferimenti con altri colleghi, con farmacisti, e diciamo che a cavallo del 2014 ho cominciato una autoformazione che poi si è un po' strutturata di più frequentando corsi e convegni che sono iniziati proprio dal 2014 e il 2015. Nel 2015 c'è stato per me l'anno di svolta, perché a quel punto lì, dopo un paio d'anni di approfondimenti, ho iniziato a inserire gradualmente la cannabis terapeutica nel novero delle terapie che propongo, cioè la considero un elemento, direi, fondamentale nel mio armamentario terapeutico. Non è l'elemento unico, io ci tengo a dirlo, perché secondo me sarebbe riduttivo per la terapia stessa, cioè il sistema endocannabinoide, per esempio, mi affascina, le potenzialità della cannabis terapeutica mi affascinano, ma ritengo sempre che la richiesta del paziente è una richiesta specifica, non esiste un paziente uguale ad un altro. E quindi nella proposta terapeutica la cannabis è una delle risposte. La soluzione unica per tutti non c'è. La cannabis è potenzialmente una grande arma terapeutica, però può incontrare delle resistenze, può non essere la prima scelta. Anche da un punto di vista terapeutico, ad oggi in Italia ci viene detto che non deve essere la prima scelta, e sto parlando da un punto di vista legislativo, ma che è una terapia di supporto, ovvero alternativa. E anche da un punto di vista prescrittivo risulta come una terapia che andiamo a impiegare ove le altre abbiano fallito. Un argomento sicuramente importante per medici, per i pazienti, relativo alla cannabis terapeutica è sicuramente la regolamentazione, le procedure prescrittive e la, come dire, regionalizzazione del sistema. L'Emilia-Romagna presenta sicuramente dei punti di forza se parliamo di impiego di cannabis terapeutica. Perché l'Emilia-Romagna da subito, io questa cosa l'ho vista, come dire, nascere a cavallo 2014-2015, si è orientata su una gestione territoriale dell'impiego di terapie con cannabinoidi o di cannabis medica. Questo vuol dire che l'Emilia-Romagna ha fatto la scelta di delegare, o meglio, incaricare come prima figura, a mio avviso, responsabile della prescrizione e quindi del monitoraggio, del follow-up del paziente, il medico di medicina generale. E ha dato delle indicazioni specifiche prescrittive relativamente all'indicazione. Allora, da un lato la prima scelta io la trovo molto azzeccata. Ovviamente non è preclusa la prescrizione al medico ospedaliero, così come non è preclusa al medico libero professionista, che è poi la mia figura. Però la rimborsabilità, cioè la rimborsabilità per cui la cannabis terapeutica viene rimborsata al paziente, quindi al sistema sanitario regionale, c'è solo passando attraverso queste vie. Questo però crea un'interfaccia secondo me molto agile. Molto agile perché? Perché per esempio nella mia esperienza pratica di tutti i giorni io mi interfaccio benissimo con i colleghi medici di medicina generale con i quali condivido la gestione del paziente. Io mi focalizzo sul cercare di capire se la cannabis terapeutica può essere una soluzione, su quale tipologia scegliere, perché poi si apre un mare, su che via di somministrazione adottare, insomma, di impostare e tracciare un po' il percorso nel quale viaggiamo assieme io e il collega medico di medicina generale. Il fatto che ci possa essere anche un feedback diretto è fondamentale, perché poi il medico di medicina generale è quello che ha la governance della situazione, per cui io mi rendo disponibile a dare il parere al paziente piuttosto che al collega, interfacciarci, ma lui ha il polso della situazione e soprattutto conosce ancora meglio di me il suo paziente. Perché quando parliamo di cannabis terapeutica, e ci tengo a dirlo, parliamo di un medicamento, definiamolo così, che ha una potenzialità notevole, che interagisce con più sistemi, con più apparati, cioè che ha un effetto cosiddetto pleiotropico. Quindi, chi meglio del medico di medicina generale può sapere come
questa terapia va a interagire nel suo paziente che magari è in carico da anni. Certo, io cerco di approfondire con un'anamnesi personale, un'anamnesi patologica recente, remota, familiare, diversi aspetti, ma spesso qualcosa può sfuggire, ok? Quindi la metodologia, secondo me, adottata dall'Emilia-Romagna da questo punto di vista è vincente. Ha una limitazione, molto probabilmente, è una limitazione vincolata al riconoscimento della rimborsabilità per, fra virgolette, due sole indicazioni, cioè dolore correlato a spasticità in sclerosi multipla e dolore neuropatico. È vero, dolore neuropatico copre una grossa fetta di patologia dolorosa cronica, parlo degli aspetti di cui mi interesso di più, ma molto rimane fuori. Penso per esempio ai pazienti fibromialgici, di fatto non possono essere inquadrati come un dolore neuropatico. E questo li relega a dover, come dire, fornirsi di cannabis terapeutica, cioè e a propinare cannabis terapeutica a loro completo carico, quindi devono pagarsi le terapie. Quindi questa è la realtà dell'Emilia-Romagna, che comunque io ritengo in un giudizio complessivo positiva. E ci sono alcuni esempi che vorrei portare perché secondo me contraddicono tanti luoghi comuni. Quando noi pensiamo alla terapia con cannabinoidi siamo ancora viziati dal pregiudizio di una sostanza che è conosciuta per un impiego di tipo voluttuario e inevitabilmente cadiamo lì. Alle volte io lo utilizzo come paradosso perché mi permette di introdurla in popolazioni, definiamole così, dove ti aspetteresti di trovare più resistenze. Paradossalmente, o forse anche per la tipologia di pazienti di cui mi occupo, ripeto, con dolore cronico, io ho una prescrizione nei confronti di pazienti che sono pazienti anziani, pazienti sui quali ti aspetteresti di incontrare un sacco di resistenze, e non è così. Quindi quando penso alla terapia con cannabinoidi, penso per esempio al signor Mario, che lo chiamo così, che è un signore che ha lavorato una vita come artigiano e che da anni soffre di una neuropatia diabetica e di una lombosciatalgia. Se a questo qua aggiungiamo qualche altro piccolo problema metabolico e cardiovascolare, ne viene fuori un quadro che non è di un paziente disabile, ma sicuramente di un paziente che ha delle forti limitazioni nella sua quotidianità. Ecco, questo ne parlo perché è un paziente che realmente è arrivato alla cannabis terapeutica con un iter che definiremmo anche da un punto di vista legislativo e normativo da manuale, perché lui le aveva provate tutte. Le aveva provate tutte e aveva avuto reazioni più o meno avverse a tutti i farmaci che convenzionalmente vengono impiegati per la gestione del dolore neuropatico. Cioè per la sua neuropatia diabetica aveva provato i vari farmaci per il dolore neuropatico, principalmente i gabapentinoidi, aveva provato degli antidepressivi tipo gli SNRI e insomma avevano fallito. Aveva tentato terapie fisiche che ovviamente in questo caso sono controindicate, avevano avuto anche un effetto negativo. Per quanto riguarda la sua lombosciatalgia che si sovrapponeva al quadro, purtroppo non aveva ottenuto una risposta da un punto di vista neurochirurgico perché obiettivamente non vi era indicazione. E quindi era un uomo che faceva un abuso di che cosa? Di antinfiammatori, perché alla fine erano i farmaci che poteva trovare quasi da banco e che più facilmente si poteva recuperare per cercare di gestire il suo dolore. Quando siamo arrivati alla cannabis, io mi ricordo che la introdussi scherzosamente, dicendo: bene, se non funziona niente, passeremo alle droghe. Lui mi guardò con quell'aria stupida che spesso hanno. Poi si tranquillizzò subito e mi disse: dottore, ma io l'ho letto, me l'ha detto anche il mio medico, che poi lei le fa quelle cose lì. Dico: sì, le faccio, le faccio. Dico: ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso. Le ho detto, l'ho scioccato subito dicendo: guardi, io gliela do serenamente perché questa qua è una delle poche cose che non l'ammazza. Ed è un esempio che porto spesso ai pazienti. Soprattutto ai pazienti anziani, perché il timore del medicamento c'è sempre. Io consiglio sempre di andare a leggersi i bugiardini, perché io perdo tanto tempo discutendo dei pregi, dei difetti, dei rischi e dei benefici, e poi dico: consideri che ha molte più possibilità di morire con l'aspirina. E rimangono tutti scioccati, però in questo modo qua riesco a introdurre una terapia e alla fine arriviamo a convenire che tutto sommato al massimo si farà una solenne dormita, come dico io, oppure vedrai i draghi verdi, è un'altra battuta che faccio, non è mai successo.
Alla fine, tornando al signor Mario, mi ricordo che abbiamo iniziato questa terapia e abbiamo, come sempre, fatto una titolazione. Io ormai utilizzo, sinceramente, la mia pratica clinica, nel 90% dei casi, l'oleolita, cioè la soluzione, in gocce che mi permette di avere una titolazione, una gestione, un decalage che trovo estremamente maneggevole per il paziente una volta che prende confidenza. Insomma, il risultato che cosa è stato? Il risultato è stato positivo perché ha seguito la terapia per circa un anno, è arrivato ad essere completamente libero dal dolore, siamo arrivati a concordare il decalage, attualmente lui si gestisce la terapia, ovviamente monitorato dal suo medico di medicina generale che gli gestisce le prescrizioni, e io lo saluto quando lo vedo per strada e per me è una gran soddisfazione. Perché? Perché comunque abbiamo iniziato una terapia che era nuova, sulla quale c'erano tante resistenze, che gli ha cambiato favorevolmente la qualità di vita. Come dico sempre a lui, non l'ha guarito, però siamo d'accordo che non l'ha guarito dal diabete, neanche gli antidiabetici orali, né tantomeno dall'ipertensione e l'antipertensivo. Però a differenza di questi, è riuscito ad avere dei periodi, di benessere veramente completo, a gestire una problematica invalidante e addirittura a fare sospensione della terapia. Non nego che ci siano pazienti in cui non ha funzionato. Non ha funzionato perché forse la cannabis non era la risposta giusta, forse perché il terapeuta non ha, e qui mi metto in gioco io, saputo cogliere quella che era la risposta da dare, sia in termini di tipologia di cannabis, sia in termini di utilizzo, di titolazione, o perché magari abbiamo incontrato delle resistenze. Ripeto, io non forzo la mano, ma molti si dimostrano magari disponibili alla terapia, ma poi hanno un timore insito e quindi non fanno la titolazione che dovrebbero fare. Note positive che forse si stanno realizzando, ho letto che il CBD è stato a livello europeo normato come alimento. La vedo come una speranza per il futuro. Perché? Perché se il CBD viene normato come alimento è verosimile che rientri nel novero dei novel food e quindi rientri all'interno di una regolamentazione CE ben determinata, il 258 del 2017 per intenderci. E se abbiamo una regolamentazione in questo senso, è molto più probabile che tutti quei prodotti che adesso di fatto vengono commercializzati, ma in una situazione di mercato grigio, passatemi il termine, trovino una regolamentazione nazionale con un inquadramento, una verifica ministeriale per quanto riguarda la loro composizione e perché possiamo, per esempio, fornire al paziente un novel food piuttosto che un nutraceutico su cui c'è un controllo di filiera produttiva, c'è una titolazione dei principi attivi e possiamo andare a fornire quindi un beneficio, come dire, della cannabis, in questo senso, una platea, di pazienti più estesa da un lato, ma sulla quale garantiamo quello che stiamo andando a somministrare, esattamente come succede con la cosiddetta cannabis terapeutica che continua a seguire la via prescrittiva, quindi dal circuito farmaceutico, la preparazione galenica e che contiene in questo caso THC. Questo lungi dal voler scindere la cannabis terapeutica THC-CBD, suddividerli in singoli componenti, ma semplicemente perché nella pratica clinica la cosa che io constato tutti i giorni è che ci sono pazienti che hanno beneficio dalla cosiddetta cannabis senza THC. Ora, perché non fornire un fito complesso sul quale garantiamo qualità e di nuovo approvvigionamento, filiera controllata, titolazione dei nutrienti? Quindi questo è, come dire, un segnale a mio avviso positivo. Se poi da qui nascesse un'ulteriore riclassificazione normativa della cannabis medica, in senso completo, a livello europeo, non sarebbe male. Potremmo partire intanto da una regolamentazione italiana e da questa, come dire, soluzione della parcellizzazione che c'è nei diversi sistemi sanitari regionali. Per cui questi sono un po' i tre desideri, cioè revisione della prescrivibilità, approvvigionamento, continuità di cura e, perché no, revisione di tutto quel mercato del cosiddetto CBD con questa apertura importante a livello europeo.